Allora, se vogliamo dire tutta, io non è che sono mai stato un gran fanatico delle sfide di Fortnite. Però, raga, mi sono detto una cosa: dato che la season finisce il 4 giugno, quindi abbiamo un sacco di tempo, e dato che il mio obiettivo è quello di alzarmi un attimino di livello, perché il mio obiettivo, raga, sarebbe livello 300 per avere tutte le skin dorate, però al momento sono nemmeno la metà dei livelli, mi sono detto sarà ora che inizio a completare qualche sfida. E perciò, raga, oggi abbiamo una sola regola: completare le migliori sfide per fare un sacco di punti in una sola partita. Quindi, raga, praticamente lo scopo di oggi sarà quello, in una partita, di completare il maggior numero di sfide per appunto salire più velocemente di livello. Io vi ricordo, raga, mi raccomando come al solito un bel like. Se volete salire ancora di più di livello, negozio oggetti, supporta creatore e codice cap. Questo, raga, vi permetterà di salire di livello in una velocità incredibile. Avete 5 secondi per lasciare like a questo video. Vediamo in quanti ci riescono. 5, 4, 3, 2, 1. E commentate, raga, qua sotto nei commenti con il vostro livello. Chi prende più like, gli metterò il cuoricino. Detto questo, let's go. Io direi, raga, che per fare una cosa del genere ci serve un piano delle sfide basato sul territorio in cui landeremo. Allora, una delle città migliori per il land è lo yacht. Non potremo far sfide che valgono meno di 40.000 PE, a meno che non sono proprio facilissime, perché appunto l'obiettivo è risparmiare il più tempo possibile e fare più sfide possibili. E vediamo un po', raga, allo yacht già iniziamo con 3 sfide che non sono per niente male. Getta gli scagnozzi fuori bordo dallo yacht. Che cavolo vuol dire? Cioè, io li devo lanciare fuori? Però, raga, sta sfida vale 10.000 PE, io non so se ci conviene farla. E questa qui invece quant'è? 40.000 PE. Dobbiamo infliggere danni a giocatori o scagnozzi allo yacht e all'agenzia. Ok. Ah, però aspetta, nella stessa partita? Oh cavolo. Quindi, raga, seconda città in cui andremo, oltre ad andare allo yacht, sarà l'agenzia. Poi, raga, dato che lo yacht è vicinissimo a Foschi, direi di completare anche qualche sfida appunto a Foschi prima di andare direttamente all'agenzia. Cerchiamo appunto di completare tutte le sfide dallo yacht fino all'agenzia, in tutte le città che appunto sono in mezzo, nella stessa partita. Quindi, raga, facciamo un breve calcolo: 7x4 fra 28 abbiamo 280.000 PE nella stessa partita. Direi ci siamo organizzati, raga. Detto questo, let's go. Boom, Battobus in partenza proprio dall'altra parte di Foschi, raga, che sarà la prima città in cui dobbiamo atterrare. Andiamo all'interno appunto dei Foschi, voliamo, poi prendiamo la zipline per completare praticamente due terzi della sfida. Una volta presa la zipline, torniamo sui Foschi, andiamo allo yacht, poi da lì dobbiamo uccidere tutti gli scagnozzi, fare tutta la sfida appunto gli scagnozzi e perquisirli. Sarà una partita tosta, raga. Direi che sarà una partita veramente tosta, però noi ce la dovremo fare. Ah, mi raccomando, raga, se avete qualche amico che ancora non è arrivato al livello 300, penso molti, condividetegli il video assolutamente. Cavolo, raga, siamo un po' bassi. Ok, allora a sto punto direi prima di entrare all'interno. No, devo entrare prima all'interno dei Foschi. Cavolo, raga, prima Foschi, poi zipline, poi passaggio segreto. Ok, ok, ok. Sono atterrato ad ora leggermente basso. Vediamo se c'è un'arma intanto per terra qua. No, raga, c'è solo uno scudo. No, che cacchio è? Sì, uno scudone. Cavolo, raga, lo scudone non mi aiuta. Lo scudone non mi aiuta per niente. Intanto, gente che è atterrata qui, raga, non c'è. Fantastico, direi. Ok, i Foschi li abbiamo cavalcati. Raga, prendiamo questa chest qui. Che cacchio c'è qui? Vabbè, intanto c'è un XP che, raga, direi di prendere, perché insomma sono sempre XP. 900, cioè, raga, noi ne avremmo presi tipo, non lo so, 240.000 in sta partita, ne stiamo prendendo. Ok, i Foschi li ho visti. Ora, zipline, dobbiamo praticamente agganciarci. Voilà, due terzi della sfida, raga. Prendiamo lo scudone, abbiamo un minimo di materiali per buildare. Prendiamo anche questo AR, fantastico, raga. Qualsiasi cosa, raga, pompa, perfetto. Pompa, perfetto, qualsiasi cosa che appunto ci sia utile ad uccidere i nemici sostanzialmente. Sarà veramente complicato completare tutto in una partita, però, raga, noi ce la dovremmo fare, noi ce la dovremmo fare assolutamente. No, raga, c'è già qualcuno. No, raga, c'è già qualcuno, ma mi sa che è morto. Perché, no, ok, no, non è morto, non è morto. Raga, scagnozzo, uccidiamolo sparandogli tipo nel casco se riusciamo, perfetto. Poi, raga, dobbiamo perquisirlo, ok. Dobbiamo, ah no, però aspetta, dobbiamo anche gettarli. Infliggi danno, perfetto. Ora, raga, gettiamolo. L'ho gettato, perché non è... Raga, io l'ho gettato, eh. Bene, facciamo così, la prossima volta al posto di gettarli li perquisiamo prima, che direi che è molto, molto buona come cosa. Abbiamo anche la sfida di cercare delle scatole di munizioni in una partita, raga. Potremmo completare anche quelle, eh? Raga, qua mi sa che c'è il nemico. Sì, direi proprio di sì. A sto punto, raga, possiamo completare anche la sfida appunto delle scatole di munizioni e cercarne quante più ne possiamo nella stessa partita. Raga, sento Deadpool che spara con le doppie pistole. Non può prendere il nemico la key card, raga. Non può prendere il nemico perché non completeremmo un sacco di sfide. Eccolo qui, raga. Eccolo qui. Boom, che è morto. Vai che è morto. Aveva le robe di Deadpool, raga, perfetto. Non dobbiamo nemmeno uccidere Deadpool. Fantastico proprio. Qui abbiamo sta roba, abbiamo la key card, raga. Direi ottimo, direi proprio ottimo. Ora, basta andare nel bunker di Deadpool e gli scagnozzi, raga, non so quanti ne avremo ancora, però per ora andiamo nel bunker. Non so, raga, quante ne riuscirò a completare. Intanto ne avremo anche un'altra, quella di appunto aprire le scatole di munizioni. E ci sarebbe un sacco, intanto, raga, minigun, perfetto. Entriamo all'interno del bunker e qui, raga, c'è il passaggio segreto. Quindi la sfida del passaggio segreto la completiamo direttamente da qui. Ora, qui avremo, raga, anche uno sparabende che ci serve assolutamente, perché poi saremo fuori safe per tanto. Scudone,
Fantastico. Stavo dicendo, saremo fuori safe per tanto. Quindi, raga, lancia band comunque sia, dobbiamo prenderlo. Quindi, raga, direi prendiamolo. E voilà. Ora, no, aspetta, l'airdrop. Poi, jump, fantastica. Entriamo nel passaggio segreto, raga. E la sfida dovremmo averla completata. Siamo nel passaggio segreto. Boom, sfida completata, let's go, let's go, 40.000 XP. Raga, intanto già livello 149. E ora dovremmo semplicemente andare. Ah, però aspetta, dovrei ritornare lì per prendere l'elicottero. Sì, raga, ci serve troppo l'elicottero. Quindi a sto punto piazza la jump, tanto frega niente, e prendiamo l'elicottero. Ora, raga, dobbiamo andare nei prati permalosi, che è tipo questa zona della mappa più o meno. Più o meno sì, è in quel punto, quindi raga, direi prendiamo l'elicottero e andiamoci direttamente senza perdere altro tempo. Mamma mia, raga, l'agitazione che ho per completare tutte le sfide. Raga, dovrebbe essere la partita perfetta. Dovrebbe essere la partita perfetta. Peccato che ci mancano gli scagnozzi dell'agenzia. Raga, non si è riusciti a completarla direttamente a parco. Allora, a parco, allo yacht, volevo dire. Allora, qui dove cacchio sono i cosi prati permalosi completata, raga. Abbiamo... Non ci credo. Abbiamo oltre 40.000 XP. Fantastico, ora però dobbiamo solamente prendere i consumabili, che io non so assolutamente dove cavolo siano. No, ok, sono in un bosco qua vicino, raga. Un bosco qua vicino che dovrebbe essere questo qui. Devo prendere vita. Ok, devo prendere vita. Cioè, devo prendere danno in realtà. Quindi lanciamoci più o meno da un'altezza decente per prendere un minimo di danno. 7 di vita. Quanto l'ho rischiata. No, raga, sta... No, raga, sono morto. C'è un tizio, non ci credo. Dai, ma un tizio adesso, raga. Ma tra tutti i punti in cui potevo trovarmi un tizio adesso. Vai, perfetto. Abbiamo fatto la cavolata, raga. Ho fatto la cavolata. Qua, raga, me la devo giocare bene. Mamma mia, raga. Non avete idea di quanto sono agitato. No, dai, un altro, ma che roba è? Via. Vola, via. Ok, raga, non possiamo buttare questa partita, raga. Dai, cavolo, però che sfiga. Cioè, raga, ma questa è sfortuna, eh. Questa è proprio sfortuna, non c'è niente da fare. Non ci credo, solo perché c'era della gente che ci sparava. No, raga, si è messi male. Ok, però c'è il camion di Sudurp. Fantastico, raga. Prendiamola tutta direttamente dall'elicottero, così non dobbiamo nemmeno scendere. Boom, let's go. Raga, fortuna con lanciabed, ma io devo andare al frutteto, raga. Non c'è niente da fare, devo andare al frutteto. Aspetto che loro due si fightino e poi ci vado io. Raga, ho visto dove sono le bende. Cioè, le bende, le mele in realtà. Dai, non è possibile che ci sia così tanta gente, cavolo. Ma al frutteto poi. Cioè, raga, è disumana sta cosa, eh. Qui, raga, abbiamo avuto proprio sfortuna. Anche perché io ho veramente pochissimi materiali e non so cosa cavolo fare. Prima cosa, prendo un po' di danno e inizio a consumare. L'abbiamo fatta! No, raga! Ci stanno a sparà! L'abbiamo fatta! Via! Livello 150! Via! Dobbiamo andare all'agenzia! Ho ottenuto 40 XP! Ah no, dovevo ancora... No, devo finire, raga, la sfida del frutteto. Però intanto siamo a livello 150 e dobbiamo andare all'agenzia, raga, perché qui c'è gente che ci distrugge. 13 di vita, raga, è bruttissima, eh. 13 di vita, raga. Ma basta, sparamme, ma basta! Hai rotto le palle! No, raga, vabbè, ma è impressionante. Ma c'è gente che ci vuole proprio rompere le palle. Cioè, praticamente abbiamo tutta la lobby contro, raga. È incredibile. Tutta la lobby contro. No, vabbè, è disumana sta cosa. Oh, almeno però il gioco è con noi. Almeno il gioco è con noi, raga. Mamma mia, è disumana sta roba. Cioè, io non ci posso credere. Raga, il bello è che noi dovremmo sopravvivere anche un po' fuori safe per forza. Mi sono preso il lanciabende per questo motivo. L'elicottero è andato, raga. Il che mi dispiace veramente tanto, perché era una grande salvezza per arrivare prima all'agenzia. Anche perché ho utilizzato la jump per prendere l'elicottero. Se riuscivamo appunto a risparmiarci la jump, a questo eravamo già all'agenzia. Il problema è che non potevo farlo. Qua però, raga, abbiamo un airdrop. Questo qui potrebbe essere un'altra nostra salvezza. Ok, scudone. Mamma mia, raga. Però il gioco ci sta aiutando, Il gioco, raga, ci sta aiutando un bel po'. Qua abbiamo altre cose da aprire, perfetto. Raga, ce ne mancherebbero altre tre, eh. Secondo me altre tre di scatole di munizioni sono strafattibili. Abbiamo preso già intanto un sacco di speak, perché siamo tipo a 120.000 di già, perché ne abbiamo fatte tre da qua. Jump è perfetta, raga. Jump è perfetta. Ora, corriamo l'agenzia senza jump, perché poi torneremo indietro con la jump. A meno che non c'è l'elicottero, quindi no, usiamola adesso, raga, ci conviene. Allora, l'agenzia dobbiamo uccidere gli scagnozzi e scannerizzarli. Quindi prendiamo gli scagnozzi, li scannerizziamo sperando che appunto ci siano ancora. Dobbiamo danneggiare i giocatori, raga, i giocatori non possiamo più danneggiarli, ok? Però gli scagnozzi sì. Scagnozzi ucciso. Madonna, raga, non so parlare da quanto cacchio sono agitato. No, lo dobbiamo scannerizzare, quindi scannerizziamolo. Perfetto, e non è che abbiamo già completato la sfida. Raga, vediamo. Non abbiamo completato. Sì, l'abbiamo completata, altri 40.000 XP. No, vabbè, raga, io sto sognando. Altri 40.000 PS stagione.
No, vabbè, raga, sto sognando. Abbiamo ucciso un altro scagnozzo. Raga, qui il bunker è stato aperto oppure no? Perché se non è stato aperto, raga, io nel dubbio rischierei di aprirlo. Immortale che c'è magari qualcosa. No, è stato aperto. E c'è un po' di roba, raga. In realtà c'è un po' di roba, però niente che ne valga così tanto. Però c'è questo. Madonna, ma chi ha lasciato un pompa del genere per te? Ma stai scherzando? Perfetto. Ora, all'agenzia, raga, ci sarebbe la sfida di andare a foresta. Perché avremmo la sfida di praticamente andare. E adesso vediamo se la... No, raga, mi sta sparando. Oddio, ma qua c'è un tizio. No, vabbè, non ci credo, raga. Comunque i tizi sono... No, sono due. Ecco, raga, la nostra fine. Io ho 0 mazzi. E ci sono 2 tizi. Fortuna che siamo dietro safe, raga. Abbiamo un botto di cure, perché altrimenti qui non si... Quanti sono? Sono 3 team. No, vabbè, io non ci credo, è pazzesco. Il mio obiettivo, raga, sarebbe anche di vincere la partita. In realtà, cavolo, ci mancherebbe la sfida, raga, di aprire altre 3 scatole di munizioni. Ma come cacchio facciamo? Non siamo in una città, raga. Cioè, sì, siamo all'agenzia. Ma, raga, se io tornassi dentro l'agenzia... Aspettate un attimo, ho un'ottima idea. Cioè, secondo me ci voglio tantissimo, però noi ci proviamo, raga. Torno direttamente dentro l'agenzia, anche se è dentro la safe, raga, frega niente. No, non voglio scansionare. Allora, mi tiro ogni tanto qualche benda, perfetto. Così almeno non abbiamo problemi, tanto lancia benda infinito. E intanto, raga, che loro fightano, noi siamo dentro l'agenzia, calmi, senza avere, diciamo, gente che ci rompe sostanzialmente. Questo qui, diciamo, che è l'obiettivo. Scatola di munizioni. Dove cavolo sono? Tanto, raga, dobbiamo stare attenti che qua stiamo perdendo un po' troppa vita. Madonna, raga, quanto è difficile. Quanto cavolo è difficile completare tutte queste sfide in una sola partita. Ok, però qua abbiamo un medikit, raga. Direi ottima come cosa. Abbiamo un medikit, noi intanto ce lo tiriamo. Poi parte la prossima safe e andiamo con la prossima safe in safe. Ho detto safe tipo 20.000 volte, va bene. Voilà, bazooka band, l'abbiamo preso, perfetto. Raga, ci servono materiali. Cioè, non possiamo fightare con così pochi materiali. È fisicamente impossibile. Per prendere materiali, raga, ora come ora dovremmo uccidere i nemici. Qua c'è un elicottero, raga, ditemi che c'è l'elicottero. Non c'è l'elicottero. Sì, c'è l'elicottero, perfetto. Raga, c'è l'elicottero, fantastico. Mamma mia, ho preso altra vita, sono proprio stupido. Cavolo, loro avevano anche messo una jump, raga, potevo usare la loro jump. Però vabbè, ora pazienza. Dovremmo tipo pescare mentre siamo a bordo dell'elicottero, raga, però direi che è abbastanza. Ecco, perfetto, c'è un cecchino. No. Raga, basta spararmi, ma che cacchio è? No, raga, ci sarebbe la lapidi lipidiche da vedere. Ma che cacchio? Allora fermi, raga. Speriamoci un minimo di cure. E ora un minimo di materiali, raga. Ci servono solo i materiali. Solo i materiali in questo momento. Il mio obiettivo, raga, sarebbe anche quello di vincere la partita. Sapete com'è? Sarebbe un grande obiettivo in realtà. Diciamo, non so quanto fattibile, perché a livello di cose non è che sono messo male. Però, raga, a livello di materiali sì. A livello di materiali sono messo stratanto male. Quindi ogni volta che vediamo un po' di legno, raga, nel dubbio noi prendiamolo. Staccionate, perfetto. Qui c'è anche un albero. Dai, raga, grande. Grande, raga, grande. Let's go. Fortuna che siamo in una città in cui bene o male il legno c'è, perché... un'altra. Apriamola. Perfetto, raga, ce ne mancano due. Due. Ma è possibile che non ce n'è un'altra qui? Cavolo, non ce n'è un'altra. Qui, raga, abbiamo un nemico. Non ci credo. Abbiamo un nemico e non so nemmeno come fightarlo. Non posso fightarlo in realtà. No. Dai, raga, non è possibile. Ma chi è che mi spara, mo? È questo. Sicuro è questo qui? No, raga, non posso morirci ora. Dopo tutto quello che ho fatto, raga. Dove cacchio è? Preso? Gli ho fatto un botto di danno, raga. Gli ho fatto veramente un casino di danno. Questa qui è stata forse la mossa vincente. Ok, si è fatto gli scudini. Cavolo, mannaggia lui. È qui. Raga, è qui. L'abbiamo distrutto. L'abbiamo ridistrutto. Raga, è sopra. Ok, è nostro, raga. È nostro. È la nostra preda. Preso? Cioè, non l'ho preso in realtà, però è uguale. Vai. Qui. Let's go. Entriamo, raga. Siamo di prepotenza come prima. Di prepotenza come prima. No, è qui. No, no. Cavolo, 36 di vita. Oh, lo sapevo che era la mia fine, raga. Poi per 2 scatole di munizioni. Cavolo. Ho ricevuto poi un dono da Pippo Bobo Z. No, raga, fantastico. Grazie, bro. E livello 151. 4 livelli in una partita. Pazzesco. Porca miseria, raga. Abbiamo fatto il colpaccio in sta partita. Io vi ricordo, raga, codice cap, se anche volete fare un sacco di XP nelle vostre prossime partite. Mi raccomando, un bel like, condividete il video, iscrivetevi al canale. Detto questo, ciao, ciao, ciao.